Change for Chance è un'associazione nata più di 2 anni fa intorno a una comunità di donne che, un po' confrontandosi sulla politica in generale, ma soprattutto della comunità delle donne, del modo di stare assieme, ha deciso di provare a stare assieme superando le conflittualità e creando una comunità. Da lì poi abbiamo unito i saperi, abbiamo scelto delle mission importanti per noi, che sono la città delle bambine e dei bambini, che si collega ovviamente al tema del verde come infrastruttura sociale, quindi non solo ambientale di una città, ed è quindi la ricchezza, per arrivare poi al tema della scuola, che per noi è importante, la formazione, e quindi una, tentare di dare una visione di città ritornando proprio a ciò che per noi è centrale, che sono davvero la partenza e l'attenzione ai bambini e alle bambine, e quindi un'associazione che continua a crescere con eventi, direi, anche molto partecipati e molto interessanti e molto formativi. Oggi è un incontro dedicato al verde urbano. Come può svilupparsi il verde in città e quali sono gli strumenti che può mettere in campo un'amministrazione comunale? Sì, oggi abbiamo parlato di infrastruttura del verde, abbiamo detto come il piano del verde del 2012 ormai sia vetusto e ormai superato rispetto a una concezione del verde che è tanto legato a una necessità climatica ambientale importante, quindi la crisi climatica ci richiama a una responsabilità che è quella di costruire una città dove l'infrastruttura del verde non solo è legata al decoro, alla bellezza, ma alla salute. E poi le sfide di una città in verticale, non solo, e le sfide di una città che ha dei prossimi appuntamenti su nuove infrastrutture, nuovi interventi importanti sul proprio territorio, che non possono eludere dal mantenere, ridare comunque in altro modo alla sua città quel verde, quegli alberi, quelle alberature, quella ricchezza che è fondamentale all'interno di una evidente architettura da modificare, da cambiare, e questa è la sfida dei prossimi anni, diciamo. E nel progetto di Quartieriamo cerchiamo di risvegliare principalmente il senso civico delle persone e di accorgersi di dove vivono, di dove camminano e in che situazione, perché ci stiamo abituando a convivere con il brutto, col degradato, e quindi si punta a questo. Occupati almeno dei 3 metri che hai davanti ai tuoi piedi, pulendo, tirando via della spazzatura se ce l'hai davanti al tuo portone, mettendo un vasetto di fiori che possa comunque attirare l'attenzione in modo diverso. Questo è proprio in sintesi. E, attualmente, come comitato di Rivarolo, che è il promotore di Quartieriamo, stiamo cercando di fare delle proposte sul piano di rigenerazione urbana. Siamo stati sollecitati come cittadini, come comitati, come associazioni dal presidente di municipio Federico Romeo, e su alcuni temi che vanno dalle aree verdi, che vanno al problema dei parcheggi, fare un pochino risorgere un quartiere, una zona che è stata molto maltrattata e che adesso ha tutto il problema della nuova riapertura del nuovo passaggio delle ferrovie, che quindi insomma sta soffrendo molto, ecco.